Ciao, qui è Librandi e questo è il set Playmobil 70924, prodotto da Geobra proprio ora, nel 2022. Si tratta evidentemente di Knight Rider, supercar per il pubblico italiano. Da qualche anno per la linea Playmobil hanno pensato di investire ulteriormente sulla loro già dimostrata capacità di produrre veicoli per il loro piccolo mondo e così hanno acquistato un po' di licenze ben note a nostalgici e collezionisti. Hanno fatto i Ghostbusters, Ritorno al futuro James Bond, L'A-Team ed ora anche Supercar. Per noi è insolito dedicarci ai prodotti per collezionisti, ma ogni tanto facciamo un'eccezione. Sebbene questo set sia concepito per adulti e nostalgici, in realtà è del tutto compatibile con il resto del mondo Playmobil, non cambia la qualità ed il livello dei dettagli. E ricordiamo benissimo che quando eravamo bambini qualunque forma di auto sportiva, giocattolo, nella nostra immaginazione diventava supercar. Tale era il successo della serie. Ciò nonostante, vi daremo comunque una piccola introduzione a chi fossero questi personaggi. Un volo oscuro nel pericoloso mondo di un uomo che non esiste. Così recitava la voce fuori campo nella sigla introduttiva della serie Knight Rider, prodotta dal 1982 all'86 per un totale di 4 stagioni, 90 episodi. La serie era stata concepita e prodotta da Glenn Larson, un uomo che firmò praticamente tutta la TV americana dalla seconda metà degli anni 70 e poi per tutti gli anni 80. A lui dobbiamo enormi successi come Magnum P.I. ad esempio, oltre a Knight Rider, ed altre serie che invece non ebbero successo all'epoca ma negli anni divennero poi in qualche modo estremamente riconosciute e celebri come Automan, Manimal, Simon & Simon e via dicendo. E a Glenn Larson dobbiamo anche molti dei temi musicali degli anni 80, incluso quello indimenticabile di Knight Rider, che compose insieme a Stu Phillips, un brano techno semplice ma incredibilmente orecchiabile, che composero partendo in realtà dal temino del brano classico Marcia e Processione di Bacco, composto da Leo Delib nel XIX secolo. Cavalcando il successo dell'elettronica, che stava facendo passi da gigante nei primi anni 80 con le prime console di videogiochi e personal computer che entravano nelle case della gente, Glenn Larson decise di costruire il soggetto intorno ad un'auto tanto bella quanto sorprendente, guidata da una intelligenza artificiale con la quale si poteva tranquillamente dialogare ed anche entrare in amicizia. Come modello di partenza scelsero la nuova Pontiac Firebird Trans Am del 1982, una bella auto sportiva ma dal prezzo ancora accessibile, non proibitivo come potrebbe essere una Ferrari oppure una Lamborghini, e la fecero personalizzare dal loro designer Michael Sheff, che inventò un nuovo cruscotto incredibilmente tecnologico ed un frontale ancora più sportivo ed avveniristico di quello dell'auto che era venduta normalmente nei concessionari. Dal momento però che la nuova macchina doveva essere anche un personaggio nella serie, uno dei protagonisti, Glenn Larson chiese al designer chef di includere un dettaglio di design che faceva già parte dei Cylon nella serie Battlestar Galactica del 1978, un precedente successo televisivo dello stesso Glenn Larson. Voleva in qualche modo che sul muso dell'auto noi potessimo vedere il suo battito cardiaco, così aggiunsero questa luce rossa in movimento che dà un'idea del cuore pulsante di Kit. Nell'episodio pilota vediamo Michael Long, un poliziotto incognito di Los Angeles, che durante una pericolosa missione a Las Vegas viene ferito quasi mortalmente al volto da un colpo di pistola. Il poliziotto viene però recuperato e tratto in salvo dalla FLAG, una fondazione per il rispetto della legge, Foundation for Law and Government, di proprietà del ricco benefattore Wilton Knight. La fondazione assumerà Michael Long come suo nuovo agente, gli darà una nuova identità ed un nuovo volto, ora si chiamerà Michael Knight, prendendo questo nome cavaliere proprio dalla stessa fondazione. Il nuovo Michael Knight lavorerà in coppia con l'altro segretissimo progetto di Wilton Knight, il Knight Industries 2000, KIT in breve. Una avveniristica intelligenza artificiale montata su un'auto sportiva rivestita da una impenetrabile armatura molecolare ed equipaggiata con tutte le più incredibili tecnologie. Il nuovo set Playmobil, oltre all'auto, include anche tre personaggi ed un'apprezzabile quantità di accessori che ci aiuteranno anche a costruire un po' di ambientazione. Ora vedremo tutto nel dettaglio partendo proprio dai nostri tre clicchi. Iniziamo chiaramente da Michael Knight, fu Michael Long.
interpretato da David Hasselhoff, oggi un celebre personaggio televisivo, all'epoca invece era un attore in cerca di fortuna. Tra i suoi vari tentativi c'era anche una parte in Star Crash, una sorta di parallelo di Guerre Stellari goffamente prodotto in Italia nel 79, pensate un po'. E nell'82 finalmente fu scritturato per la parte di Michael Knight, molto alto, chiaramente di bel aspetto, e effettivamente a quanto pare aveva abbastanza carisma da non essere completamente messo in ombra dall'automobile. Il Michael Knight che vediamo nella serie è una sorta di donnaiolo consapevole del suo fascino e avventuriero. Il pupazzetto è vestito nel modo più tipico in cui vedevamo conciato anche Michael Knight nella serie: giubbottino in pelle, camicia o maglietta rossa, blue jeans, qui vediamo anche dei tacchetti che ci riportano un pochino agli anni 80, e questa grossa fibbia sulla sua cintura con la cappa della fondazione Knight. Al polso del personaggino abbiamo un accessorio, un orologio da polso appunto, perché nella serie Michael Knight lo indossava sempre ed era un orologio molto tecnologico che gli permetteva di comunicare con Kit, l'auto, oppure con il personale alla fondazione Knight. All'epoca era decisamente avveniristica l'idea di una sorta di telefono dentro un orologio. In realtà si trattava di un comune orologino con radio che veniva già venduto all'epoca normalmente. Bonnie Barstow, interpretata da Patricia McPherson, era il geniale ingegnere e meccanico che si occupava della manutenzione e dei nuovi sviluppi sulla Knight Industries 2000, molto affezionata a Kit perché in sostanza in parte era una sua creazione. La curiosità è che nella seconda stagione il suo personaggio fu soppiantato da quello del tutto analogo di April Curtis, interpretata da Rebecca Holden, che però aveva un'immagine un po' più da pin-up classica degli anni 80, e per la terza e la quarta stagione fu risostituita di nuovo dall'originale Bonnie su richiesta dei fan, del pubblico e degli altri due protagonisti, vale a dire David Hasselhoff e l'attore che interpretava Devon. Per Bonnie abbiamo un click femminile con capelli lunghi in una gomma molto molto flessibile, si muove tranquillamente insieme alla sua testa, non ne ostacola l'articolazione. Indossa una tuta da lavoro chiara. E di nuovo capitava sovente di vedere Bonnie vestita in questo modo, in fondo era il meccanico, stivaletti ci stanno bene, e poi questa cartella dove leggiamo forse qualche misurazione o qualche statistica fatta sull'auto. Capitava di vedere Bonnie messa in questo modo quando Michael Knight e Kit tornavano alla base, che si trovava sostanzialmente all'interno di un rimorchio di un enorme autotreno nero. Ed infine abbiamo Devon Miles, interpretato da Edward Mulher. Decisamente ha qualche anno in più degli altri due protagonisti, lui è portavoce e capo della fondazione e spesso rimane interdetto per i modi informali di Michael Knight, ma naturalmente ci si affeziona molto anche lui. Il nostro Click indossa un abito elegante, vediamo la riga qua sulla stiratura dei pantaloni, giacca e cravatta ed un parrucchino grigio. Non riconosco una particolare somiglianza con il Devon che vedevamo nella serie, diciamo che sembra un generico signorotto di mezza età. È bello che in questo set abbiano incluso qualcosa per costruire un po' di ambiente intorno ai nostri personaggi. Abbiamo una bella scrivania in legno molto elegante, ci sono alcuni dettagli scolpiti come questo cassetto e poi degli adesivi che completano il lavoro, ed è realizzata in quella plastica con texture effetto legno che Playmobil usa da tantissimi anni e che è addirittura migliorato nel corso dei decenni, è diventata più resistente di quanto fosse una volta. Dettagliata anche qua dietro, guardate che bella. Sulla scrivania potremmo mettere questo bel telefono fisso, naturalmente, perché siamo nel 1982, con i suoi pulsantini, guardate che carina la cornetta, molto flessibile anche il filo che la regge, così non si romperà. Bello. Allora, lo mettiamo sulla scrivania e accanto a lui abbiamo anche un terminale, così lo chiamerei, visto che siamo nell'82. Bello, abbiamo un bel monitor con delle scritte verdi su sfondo nero. Così si lavorava all'epoca e così si lavora ancora adesso in certi contesti, pensate un po', è il mio mestiere. Qui abbiamo una poltroncina girevole e ci metteremo sopra Devon Miles, così finalmente si può sedere anche lui. Abbiamo una cassetta degli attrezzi bella piena, questa la utilizzerà Bonnie per sistemare Kit quando torneranno alla base. In sostanza, per quanto sia indistruttibile, Michael Knight riusciva sempre a procurarle qualche danno. Ed abbiamo ancora una macchina fotografica che direi ci sta bene, visto che loro devono anche eseguire indagini sui loro nemici, e poi una parete con quadro comandi, di nuovo una cornetta del telefono per sentirsi con
le altre sedi della fondazione Knight, forse pulsanti, monitor vari. Carina, non è un accessorio fantastico, ma ci aiuterà a dare un'ambientazione alle nostre avventure. E finalmente vediamo la nostra kit. Ad un primo sguardo sembra un gran bel modellino della Firebird Trans Am customizzata, personalizzata, che conosciamo tanto bene. Ma anche questa volta, come vale per tutti gli altri veicoli celebri che la Geobra ha prodotto nella linea Playmobil, hanno leggermente deformato il modello rispetto a quello originale per adattarlo al mondo dei clicky con le sue proporzioni un po' bizzarre. È ancora una volta un ottimo lavoro di design, perché sebbene si adatti e si integri ottimamente nel mondo Playmobil, in realtà ad un primo sguardo non percepiamo queste deformazioni. Vedete, hanno un pochino rialzato la parte inferiore dell'auto, direi dall'altezza della portiera in giù, però nel complesso presenta veramente molto bene. Il frontalino qua davanti ci fa capire subito che si tratti della supercar che vedevamo nella serie e negli episodi successivi al primo, perché nel pilota il muso in realtà era un po' diverso e questo sensorino rosso luminoso si trovava più avanti, c'era meno punta. In sostanza l'hanno leggermente modificata, questa è la versione più celebre, quella che vedevamo nella serie. Come sempre abbiamo ruote in gomma, riconosciamo anche questi copricerchioni, questi copricerchi che erano molto caratteristici nella vecchia kit, mi sono sempre piaciuti tantissimo. Abbiamo invece parabrezza in plastica trasparente, un vetro molto chiaro, si vede benissimo attraverso, e giustamente hanno fatto anche il tettuccio dell'auto trasparente. In realtà dovrebbe essere un po' oscurato per il sole, ma è giusto che sia di vetro, diciamo così. Plastica trasparente anche qua davanti per i fanali, vedete qua sotto a quelli che poi si possono sollevare, rendono molto molto bene, non si accendono ma hanno un bel aspetto. Il sensorino rosso invece si illuminerà ed è un effetto luminoso splendido, reso benissimo come succede sempre con i Playmobil. I fanali posteriori non hanno effetti luminosi ma sono stati resi benissimo con una placca di plastica trasparente sulla quale hanno dipinto il rosso delle luci, rende molto bene. Per le quattro frecce invece abbiamo dovuto mettere noi gli adesivi che erano inclusi ovviamente nella confezione, due davanti e due dietro. Il fondo del giocattolo invece ci suggerisce la presenza di gadget speciali che erano presenti nella serie ma non funzionano nel giocattolo, come questi due missilotti qua davanti. C'è qualche dettaglio come la marmitta suggerito, e poi abbiamo il vano batterie dove metteremo due pile mini stilo per attivare luci e suoni. Non possiamo aprire le portiere, ma siamo abituati a questo con i Playmobil. Però possiamo rimuovere il tettuccio e così abbiamo accesso agli interni. Molto molto carini. Guardate qui il cruscotto di supercar e celebre, almeno quanto la parte esterna dell'auto. Vedete questo volante mozzato con lo stemmino della fondazione. Abbiamo anche lo speaker, la bocca di Kit, quella che vediamo sempre illuminarsi quando lei parla, direttamente sopra il volante. Gli adesivi ci descrivono tutti gli altri dettagli, inclusi questi due monitor che ci fanno capire che questa è l'auto delle prime due stagioni, perché per la terza e la quarta invece avevamo solo più un unico monitor più grande. Dietro al volante abbiamo due pulsantiere aggiuntive ai lati, proprio come nella serie, ed ora vediamo la prima funzioncina un po' giocabile di questo set. Alcune delle funzioni ipertecnologiche di Kit potevano sembrare avveniristiche nell'82, ma oggi risultano ridicole. Ad esempio la stampante di bordo. Capitava spesso che Michael Knight stampasse documenti mentre era in giro sull'autostrada in viaggio con Kit. Bene, possiamo farlo anche noi. Alla Geobra hanno voluto prendersi un po' gioco di questa cosa, e così da sotto al cruscotto possiamo estrarre un documento stampato di fresco con una qualità di stampa decisamente piuttosto scadente. Vediamo anche tutti questi forellini sui lati del foglio che erano tipici delle stampanti che si trovavano negli uffici negli anni 80. Molto caratteristico è anche il colore dei suoi interni, questo beige, anche nell'interno della portiera, e poi la forma dei poggiatesta sui sedili, anche questi me li sono sempre ricordati. Carino anche questo simbolino lì in mezzo, questo stemmino era presente nei sedili veri. Il nostro giocattolo ha ben 4 posti a sedere, sono sicuro che sia la prima supercar giocattolo a poter ospitare 4 omini. Allora gli mettiamo dentro il nostro Michael Knight, vediamo di fare posto. Così accanto gli possiamo sedere Bonnie,
cliccando con le gambe, giustamente un clicky, e qua dentro mettiamo Devon Miles. Quindi possiamo contenere ben 4 mini, possiamo dire in sostanza che è più comoda addirittura di quella vera. Abbiamo rimesso la cappottina ed ecco, è bello poter vedere i personaggini attraverso il parabrezza ed il tettuccio. Insomma, presenta benissimo, l'unico appunto che ci sentiamo di fare è che sarebbe stato bello vedere il supercar nera lucidissima, così come era nella serie. Invece hanno deciso di darle questa finitura opaca, satinata. Non è la semplice ruvidità della plastica, è un effetto ricercato, ottenuto anche bene, ma non è quello che avremmo sperato di trovare. Adesso vediamo le altre funzioncine di kit. Pazientate ancora un minuto perché prestissimo vi mostreremo luci e suoni, che sono quelle più interessanti. Intanto possiamo sollevare i fanali qua davanti, che erano a scomparsa nell'auto originale, lo sono anche in questa. Purtroppo non c'è una levetta o un meccanismo per sollevarle, dovremo farlo noi con le nostre dita e farle cliccare in posizione, e c'è un adesivo ad aggiungere un po' di dettaglio. Qui dietro riconosciamo la classica targa azzurra di Knight Rider California Knight, ma non dimentichiamo che Michael Knight e la sua auto lavoravano spesso in incognito e capitava di dover passare inosservati. Un'automobile come questa non era facile, ma si aiutavano cambiando la targa. Anche noi possiamo farlo, lo facciamo ruotare con le nostre mani fino a cliccare sulla targa sostitutiva. Ecco qui, KNI 667, ma sempre in California. Un altro dei gadget che Kit ha usato ogni tanto nella serie era un cavo d'acciaio con tanto di rampino e collegato ad un vericello di recupero. Si trovava nella parte anteriore dell'auto e hanno voluto scolpirlo qui. Vedete, lo hanno solamente scolpito nelle sagome, ma è finto, non possiamo muoverlo in nessun modo, fa parte del resto del modello. Hanno però aggiunto il cavo con il rampino nella confezione, eccoli qui, e possiamo attaccarli alla parte posteriore dell'auto infilando il perno nel forellino che troviamo proprio in prossimità della targa. Ecco qui, ora rimettiamo Kit su strada e qui abbiamo il nostro cavetto. Purtroppo non c'è un vero verricello a riavvolgerlo. Ora testeremo gli effetti sonori e luminosi, per questo abbiamo abbassato un po' le luci. Vi diciamo subito che non ci sono bottoni o interruttori. Per attivarle dovremo solamente sfiorare la carrozzeria dell'auto, perché è touch. Dobbiamo solamente sfiorare la caratteristica gobbetta sul suo cofano senza fare pressione e finalmente sentiremo la voce di Kit, che è in realtà quella di William Daniels, un attore veterano di Hollywood. Negli anni 60 era protagonista di Capitan Nice, una serie parodistica sui supereroi ad esempio. Sentiremo l'effetto sonoro del sensore e poi le varie frasi. Quando Kit parla, si illumina anche la sua bocca sopra il volante. Se non ci giochiamo per un po', Kit si spegne, mentre se invece vogliamo essere noi stessi a spegnere, sarà sufficiente tenere il dito sul cofano per un tempo prolungato. Notiamo anche che quando l'auto non parla, è illuminato il sensore qua davanti, ma non quello sul volante. Un bel dettaglio. Adesso vediamo Kit accanto ad altre auto classiche di cinema e TV in versione Playmobil e iniziamo con Ecto 1, un giocattolo splendido, quello più conveniente per come è stato venduto la Playmobil. Il suo prezzo era fenomenale per quanto sia bello e complesso questo giocattolo, ma è anche l'unica che ha un difetto vistoso sul modello rispetto all'auto reale, che penso fosse anche intenzionale: questi tre fanalini per lato sul davanti invece di due. Qui abbiamo Kit accanto alla macchina del tempo DeLorean, un altro bellissimo giocattolo. Rispetto a lei è bello trovare con Kit un pochino più di ambiente, oltre ai personaggi e al veicolo. È anche vero che attualmente la DeLorean viene venduta ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di Supercar. Ed eccola per concludere accanto all'Aston Martin di James Bond,
un bellissimo giocattolo, un bellissimo modello, ma probabilmente il più sovrapprezzato di tutti quelli che vi abbiamo mostrato. Non ci sono funzioni elettroniche, e sebbene abbiamo questa volta la carrozzeria interamente colorata, dipinta, e ci siano anche delle cromature, nella confezione troviamo solamente qualche altro personaggio e pochi accessori. Ed ecco qui la nostra nuova kit. Quando eravamo bambini, praticamente tutte le auto sportive giocattolo nella nostra immaginazione diventavano supercar, ed il mercato era pieno zeppo di kit tarocche. C'era poi qualche automobilina retrocarica o pista elettrica su licenza, e c'era in realtà anche uno splendido giocattolo di supercar con tanto di action figure di Michael Knight prodotta da Kenner nell'83. L'abbiamo recensita qualche anno fa, bellissima. Ma insomma, la tentazione di giocare con questi due personaggi è sempre forte. Il set Playmobil è molto bello, non è tanto economico ma è ricco, abbiamo molti accessori per i nostri personaggini, come dicevo possiamo costruire un po' di ambientazioni, il laboratorio in cui aggiustare kit, e oltre ad avere tutti questi accessori abbiamo anche delle funzioni elettroniche particolari, perché non hanno deciso di farcele attivare pigiando un pulsante come succede di solito, hanno voluto dare questo cofano touch all'auto. In realtà è realizzato in plastica come il resto della carrozzeria, non sembra diversa dagli altri veicoli Playmobil, la qualità è sempre eccellente, ma questa volta evidentemente è diverso perché sarà sufficiente sfiorarlo per attivare suoni e luci. Se volete una supercar come la nostra potete acquistarla in tantissimi posti, incluso Amazon, dove l'abbiamo comprata noi stessi, c'è anche il link qui sotto al nostro video, oppure sul sito playmobil.it, che è anche un ottimo servizio di assistenza clienti. Vi consigliamo però, se la comprate, di giocarci con i suoi personaggini, i clicchi, e non pensare di introdurci dentro altri pupazzetti, perché in realtà uno degli aspetti più belli del mondo Playmobil è proprio la coerenza e la funzionalità delle proporzioni all'interno del loro piccolo universo. E così questo nostro Michael Knight con i suoi accessori stanno benissimo con kit. Se il video vi è piaciuto, come speriamo che sia, potete cliccare su mi piace qui sotto, mentre per vedere un'infinità di altri video dedicati ai giocattoli, di qualsiasi epoca più o meno, potete cliccare sul bollino blu lì e iscrivervi al nostro canale. Ciao!